Non siamo a Praga, come potrebbe sembrare dall'ambientazione alle nostre spalle, ma siamo a Rimini, con Luca Rovinalti che ci presenta Malastrana. Beh sì, Rimini è sempre una bella location in questa stagione, inizio di primavera ed è una bella location, come le nostre belle birre. Abbiamo birre ceche, birre di qualità che richiamano la passione di Praga. Quest'anno presentiamo la nostra classica birra verde, una birra che viene dalla tradizione della Repubblica Ceca, che celebra l'inizio della primavera, un momento di freschezza, un momento di divertimento, una birra totalmente naturale, colorante naturale, clorofilla, mantiene il sapore di una classica Pils, quindi quello che è la nostra tradizione della Repubblica Ceca, unita a un colore che va a creare una sorta di divertimento, di celebrazione appunto della primavera. Altra novità che presentiamo quest'anno è la India Pale Ale, uno stile birraio molto amato, molto apprezzato anche in Repubblica Ceca. Non abbiamo solo Pils, non abbiamo solo birre a bassa fermentazione, la IPA va incontro a chi ha un gusto più forte, più deciso nel cercare una birra ceca. Ecco, parlando di Repubblica Ceca, a me vengono subito in mente i consumi pro capite che ci sono in Repubblica Ceca. Cosa manca all'Italia per, non dico avvicinarsi, ma in qualche maniera alzare un pochino il trend dei consumi di birra? Beh, la birra in Repubblica Ceca, come si sa, è un momento conviviale, un momento di assoluto divertimento, è socialità, socializzazione. Ci si siede tutti intorno a un tavolo, si parla, si dialoga. Forse questo manca un po' all'Italia, manca questo spirito conviviale e probabilmente anche i prezzi della birra, come sono in Italia, sono un po' troppo alti.